saranno ben cazzi miei, eh. Ma solo per proprio una questione puramente logistica, perché abbiamo il palco pronto per un altro evento, più 10 minuti tra uno e l'altro e cosa è il posto, cioè assolutamente non si è separato un po' di cavolo. Buonasera, benvenuti alla terza puntata dello Zac Poetry Slam. Entusiasta, applauso del pubblico. Questa sera invadiamo Ivrea con la poesia e a capo di quest'orda poetica la nostra condottiera Alessandra Racca. Buonasera, buonasera, con me, unito di musiche, battute pungenti, l'unico vero notaio di precisione poetica, Arsenio. Stasera con lo spritz, però va bene. Come mai? Cosa è successo? Ieri ho dato. Bene, bene, bravo, ha dato, siamo tutti felici. Come state? Come state? Siete andati da grande invasione? Avete visto cose? Avete visto gente? Molto bene, vi vedo stanchi, infatti adesso siete lì seduti e noi vi rifocilleremo con la poesia. Vi riempiamo l'anima. Vi riempiamo l'anima. Allora, per chi fosse la prima volta che conosce il Poetry Slam, noi siamo Alessandra Racca, Arsenio Brav'Uomo, Attimpuri Poetry Slam, siamo qui ospiti allo ZAC per la terza volta, questo è un torneo di Poetry Slam, ci sono stati poeti e poete, lo vedrete anche stasera che se ne sono dati di santa ragione poeticamente parlando. La prossima volta faremo la finalissima con i vincitori, ma stasera è ancora una serata eliminatoria, quindi abbiamo 6 persone venute apposta da ogni angolo d'Italia e che tremano per salire su questo palco e quindi voi farete un grandioso applauso a questi 6 performer. Grandioso! Signori, grandioso! Va bene! Mi vedo ancora un po' moscetti, ma possiamo migliorare, possiamo migliorare. Allora, Brav'Uomo, facciamo una fatidica domanda, ci tocca di farla anche stavolta. Certo, chi è che non hai mai stato a un Poetry Slam? Lo confessi. Vabbè, oh. C'è della gente che ha questo problema, noi stasera glielo risolveremo. Sì. Alzano la mano e non si vergognano, tra l'altro. No, proprio non si vergognano, non sono impuniti proprio, cioè proprio... Sì, sì, lo reclamano, va bene. E allora noi vi spiegheremo cos'è un Poetry Slam e quali sono le regole del Poetry Slam. Signori e signori, la spiega. Allora, il Poetry Slam è una gara tra poeti, una festa, è un divertimento, è un gioco. Ogni poeta deve portare dei testi originali, cioè scritti da lui, non dalla mamma. O da Leopardi, Leopardi, eccetera. Ogni poeta ha 3 minuti per performare il suo pezzo, in 3 minuti può fare cosa vuole, può anche fare 4 poesie da 30 secondi, non importa, però 3 minuti. Oltre i 3 minuti noi cominciamo a dare delle penalità. Penalità logorrea. Togliamo 0,5 punti ogni 10 secondi. Dopo 3,10, vabbè, sai sempre. Sì, no, perché qua c'è gente precisa. Ci sono i professionisti qua stasera, quindi allora, bisogna dire le cose giuste. Sì. Perché c'è una poesia che dura 3,05, chiaramente. Cioè. Fino a 3,10 va bene, diciamo così, bonus. Da 3,10 e 0,01 ti tolgo 0,5.
Poi non possono usare oggetti di scena, musiche di accompagnamento e travestimenti, roba del genere, quindi solo corpo e voce. Nel pubblico ci sono 5 persone che fanno la giuria e devono dare il voto alla fine della poesia, ho fatto anche la rima. I voti si danno da 1 a 10 con un decimale, 7,3, 8,4, 9,2, eccetera. Così magari ci evitiamo dei pareggi. Ok? Scrivete grande. Che cosa si vota nella poesia? Perché ti fai sempre domande difficili a me? Perché so che tu sai, ti abbiamo fatto studiare, quindi... Sì, allora, il poetry slam ovviamente non è la poesia normale, quella che trovate nei libri, è una poesia performata, quindi voi dovete giudicare per 50% il testo della poesia e l'altro 50% la performance, cioè come viene detta la poesia. Ok? Quindi è un'arte un po' ibrida, come dicono quelli bravi, tipo Alessandro Adarca. Però non lo farò pistolotto. No, non facciamo pistolotto. Perché comunque oggi è così. Queste sono le regole, qualcuno non ha capito niente. No, queste quali sono di cui si vergogna. Qua c'è la vergogna, però. Sì. Ma siccome noi non ci crediamo, adesso testiamo. Allora, innanzitutto io vorrei vedere chi sono i detentori, le detentrici delle sacre lavagnette. Qualcuno di voi si trova. Ah, è arrivata anche la moglie, benissimo. Allora, lasciate un attimo alzate, per favore. 1, 2, 3, 4. E la quinta dove sta? Dove abita? Sta lì in mezzo. Sta lì in mezzo, ok, ok. Allora, io chiedo alla giuria attuale di darsi un nome, quindi di scrivere un nome sulla lavagnetta, ok, datevi un nome come giurati. Dico anche a chi bramasse tantissimo le lavagnette o capisse nel corso di questa serata di bramarle che ci sono altre possibilità. Noi cambieremo la giuria e quindi potrete averle anche voi manifestando la vostra volontà. Sì, faremo due manche e tutti i 6 poeti fanno un giro di poesie e poi un altro giro, poi sommiamo i punteggi, i primi 3 fanno una terza poesia e... I primi 2, facendo le somme sempre dei punteggi, andranno alla finale del 17 giugno. Diciamo che questo torneo si iscrive in un circuito molto più ampio nazionale, quindi noi faremo la finale regionale piemontese di tutti i tornei che sono stati fatti in Piemonte, a Torino a luglio, nella fattispecie il 15 luglio. Il 15 luglio decideremo il campione piemontese, lo manderemo alle finali che saranno a settembre a Firenze e sappiate che è appena successa questa cosa, perché il campione nazionale va agli europei, ma il campione europeo va ai mondiali e noi quest'anno da una settimana siamo di nuovo per la seconda volta campioni del mondo di Poetry Slam. Adesso, 2 anni di fila, signori, 2 anni di fila. Quindi ce la tireremo tantissimo e sappiate che quindi stasera potenzialmente c'è qualcuno che potrebbe diventare campione del mondo di Poetry Slam. Che una di quelle cose che uno dice, ma cos'è il campione del mondo di Poetry Slam? Non lo sa nessuno, ma noi sì e siamo delle belle persone. Allora, ci ho detto, io direi che possiamo fare una cosa che in gergo tecnico Poetry Slam si chiama sacrifice, non uccidiamo nessuno, nemmeno Brauomo, ma questa sera Brauomo vi sacrificherà una poesia, così noi testiamo la giuria e vediamo se avete capito tutto. Quindi, signore e signori, esce dal ruolo di notaio, entra nel ruolo di sacrificatore di poesie, Arsenio Brauomo. Grande applauso, entusiasta! Grazie. Allora, questo pezzo... tratto da questo libro che si chiama L'amore non ha prezzo. L'ho scritto io. C'è anche scritto qua. Sì, combinazione l'ho scritto io. Si chiama, è una poesia d'amore. Spero che tra di voi ci siano persone innamorate. Si chiama Sulle cure che mi davi. Fa così. Ti penso, penso. Come dire che ti penso doppio. È che sei spessa, sei proprio spessa, nel senso delle cose che dici, importanti, interessanti, ma anche nel senso che due palle. La prima volta che ti vidi capii immediatamente che avrei avuto molte altre fidanzate, ma ti vidi anche la cima delle gambe e subito pensai, qui bisogna metterci la faccia.
Una volta mi amavi e non dormivi mai. Io tornavo a casa alle ore più notturne che puoi capire, alle ire più mattutine che puoi dormire, ubriaco di dolori, ed eri sveglia ad aspettarmi col forno acceso per la pizza surgelata. Dicevi che noi maschi, quando stiamo male, la facciamo sempre troppo lunga. Sembra sempre che siamo dei moribondi. Beh, è vero. E allora? È vero, ogni volta che mi viene anche solo l'influenza, io penso sempre, ok, questa è l'ultima, morirò. Ti chiamavo, ti dicevo, lo senti? Senti questo rumore di ali? Lo senti? Sono gli angeli della morte che mi vengono a prendere. E tu che mi guardavi senza capire e mi dicevi, hai 37,2, coglione. Poi mi davi le medicine omeopatiche. Ed è lì che ho capito che uno, a forza di diluire il cervello con le cazzate, poi alla fine rimangono solo le cazzate. Eri il mio decumano, mi intraversavi sull'asse est-ovest, eri il mio sud, il mio nord. Starti dentro era come dire finalmente. In pratica, far l'amore con te era un avverbio. Ma in amore io sono sempre stato uno start-upper. Ti prendo dal nulla, ti faccio decollare, poi arriva uno più grosso e stabile che ti rileva. Grazie, è tutto vero. Finale amaro. Oggi ti ho vista alla cassa, con uno grosso e non peloso sul petto. Gli tenevi la mano come a un bambino, tirandolo in coda al supermercato. Scandalosa e pratica. Insieme a gente che non può permettersi di scegliere il doppio velo nella carta igienica. Grazie. Bene, Arsenio Prouomo, un sopravvissuto all'influenza e anche il nostro sacrifice. Allora, giurati, mettetevi al lavoro, rapidissimi, rapidissimi, arrivati a un voto. Vediamo che cosa pensate di Arsenio Prouomo, vediamo di capire che giuria abbiamo per le mani. Se vi dobbiamo trattare bene, se vi dobbiamo trattare male, se siete stretti, larghi. Oh, benissimo. Com'è che vi chiamate? Iniziate a alzare le lavagnette così io inizio a vedere come vi siete nominati. Gli Zeppelin. Va bene? Va bene, gli Zeppelin. Poi cosa abbiamo? Lì in mezzo. Solo amor. Qua abbiamo una coppia. Una coppia di fatto. L'altra volta com'è che eravate voi? Magia. Ok, c'è tutto un gioco di parole che capiscono solo loro, ma si divertono molto. Gnagni. Vabbè, non voglio indagare, ragazzi, non voglio sapere. Voi come vi chiamate? Ma. No, Mia, ok. Laggiù abbiamo le ragazze, come l'altra volta, giustamente. Ok, allora, vi chiedo di alzare le lavagnette con questi bellissimi nomi. Alziamole. Non siate timidi. Siate... Ok. Il voto però c'è anche questo piccolo particolare, oltre a darvi nome dovete dare anche un voto. Allora io inizio dai più tirchi di voti che immediatamente si qualificano agli Zeppelin. Gli Zeppelin hanno dato un 7, ecco i nostri giurati cattivi del momento. Poi abbiamo un 8,3 Mia, i Gnagni 8,6, 8,7 le ragazze, ci cioè stiamo andando su, e poi bravi, solo, ragazzi, solo bravi. Amor mi chiudono con un 9,3 di entusiasmo e felicità. Va bene, allora, cosa ne pensiamo di questa giuria? Fatemi se non vi piacciono i loro voti, fatemi un applauso se invece vi sono piaciuti. Cosa ne pensiamo di questa giuria? Poi vi auto-applaudite, cioè, questa storia, va bene. Allora, ok, direi che abbiamo capito il meccanismo di voto, quindi partiamo con la gara. Facciamo vedere la nostra meravigliosa ruota della poesia. Qui trovate tutti i nomi dei nostri poeti. Prouomo adesso, no? Non è vero, un attimo, c'è questo problema. Così un attimo del... Eccola qua. Eccola direttamente degli anni Ottanta. Allora, intanto vi dico i nomi di chi partecipa stasera. Laura Granato, Alessandro Galletta, Mattia Rinaldini, Carlo Molinaro, Eleonora Fisco e Fabrizio Bonibri. Chi inizia? No,
Vediamo. Non dovevo fare così. Ho sbagliato. Vabbè. Inizia Fabrizio Novibri da Genova. Un applauso a no? Siete tirchi, ma potete applaudire fino a che il poeta arriva qua. Deve caricarlo. Però il poeta adesso dice. Vieni Fabrizio, vuoi il leggio? Ciao a tutti, sono Fabrizio, vengo da Genova e ho 48 anni, sono in andropausa però da quando ne avevo 31 e diciamo faccio delle poesie corte di solito, quindi nei 3 minuti ne leggo più di una, e perché comunque venendo da Genova, avendo 3 minuti, devo usarli tutti. E queste due poesie di adesso sono un po' un esorcismo, e tra l'altro non le ho mai lette dal vivo, e quindi la prima si chiama Cavalca col kimono. L'ape, la pecora corallina, il corallo a pecorina, un anemone monetario temerario al timone di un corollario, coloro che colorano coralli con coraggio giovedì, vedi Gio, vedi già, giavellotti, lotti di terreno, affacciati sul Tirreno, torroni, terroni, terrori, ed errori orridi, roridi, ridi, di rodi gli orrori, ora oro, domani domini, demoni dementi di domenica, dimentica Monica, la Valca Monica, cavalca col kimono come Val Kilmer, mercoledì in un film mai girato che ti guarda sempre come serpe mai pentita, che perse una partita mai sentita, mai sensata, assatanata, assalita dalla brama di veleno un venerdì d'inverno, in vero assai inverdita come conifera feconda invertita, che fonda fionda su onda e affonda nel tanfo di fango di un tango angolato che gongola in Angola spigoloso, goloso, indossando il tanga della gelosia. E gelo sia messo sia mese da parte in un recipiente di cipria caprina, prono caprone, ora pronobis, bistecca, biliardo, governo bastardo, in tardo inverno divelto, mi diverto e divento di vento. Questa si chiama Se mi rimetto. Se mi rimetto in salute, mi saluterai ancora senza rancore? Se mi rimetto in salute, tu ti rimetti con me? Se mi rimetto in sesto, sesto meglio, sesto acuto anziché ottuso, sesto acuto fa un po' gotico, lo ammetto, sesto serio, quantomeno semiserio, se mi metto a metter semi, semiseri come la quinoa, il sesamo, il papavero, se faccio seminari su semineri, semivari, semiveri e quindi mezze verità, semicircolari come i ceci, che se li tagli in due rimangono sempre semicircolari, circolari sul banco dei bidelli, troppo circolari da firmare, non ce la faccio, vado a fumare. A proposito di fumare, se mi ci metto, smetto, te lo prometto, e mi rimetto in salute. Troppe siga, troppi gotti, troppe seghe, troppe notti, troppe sagre, troppi botti, troppo sangue, troppi lutti, troppa gente, troppi purtroppo. Se mi rimetto in careggiata, farai ancora con la faccia amareggiata. Ho bevuto, lo ammetto, rimetto, e metto rimette, assonanzine e chiasmi, e le rimetto a posto sul quaderno. Adesso aspetta, posa quella beretta, se mi rimetto le mani in alto, ma non spararmi, che se mi spari, come faccio a rimettermi in salute? Possano discutere di poesia, dare voto.
voti alla poesia, invertire per una volta quello che succede normalmente, per cui si beccano i voti a scuola sulla poesia. Allora, sulle lavagnette. Ok, ho capito. Vediamo. C'è stato un ribaltone, attenzione. Non siete più i più tirchi. Abbiamo un'altra tirchia, le ragazze ci stanno discutendo, stanno litigando. Vedo delle facce veramente. C'è discussione. Allora, attenzione. Allora, le ragazze hanno dato 5,6. Gli anni 6,9. Mia 7,1, Zeppelin ha avuto una botta di generosità 8 e solo amore 8,9, loro belegione, questo loro miele, questo loro zucchero, questa loro bellezza. Va bene, vi prendo un po' in giro, dai, su. Allora, per uomo 22 per Fabrizio Novilli. 22, e adesso tocca Carlo Molinaro da Torino. Volevo alzare questo microfono, Carlo. Ci siamo, sì. Sì, vengo da Torino e da molto che non partecipo a un Poetry Slam. Mi sento un po' un pesce fuori d'acqua, ma ultimamente sempre ovunque, quindi va tutto benissimo. C'è un limite, oltre il quale nulla si può dire né dipingere, solo a volte qualcosa in parte ricordare, ma confusi in angoscia. I poeti finti, a distanza di sicurezza, se lo inventano, sono ridicoli buffoni. Quelli veri lo rasentano con cautela, bisogna salvare la pellaccia e pubblicare i versi. C'è al di là un infinito oscuro, inutile ai nostri bei costrutti, una luce per cui le parole sbiadiscono davvero, una luce o un buio non si distingue, le parole si dileguano davvero, non ne avrai nessuna gloria. Se ti sporgi in quello spazio senza parole, qualcosa ti chiama, qualcosa di molto importante, tu ti chiama con un grido d'amore muto, incessante, ma senza le parole ti sgretoli in frammenti che non possono rispondere. C'è un limite, e lo spazio al di qua è quello della vita. Non si può tracimare, ci devi stare dentro, crescere e rimpicciolire, e diventare grandi e diventare piccoli abbastanza per non soffocare. Ogni madre lo sa, per istinto ti educa a muoverti meglio che puoi nello spazio al di qua. Ma qualcuno si affaccia o è spinto a guardare, forse gli pare o sa di venire da là, dall'infinito privo di parole. Può essere un poeta ardimentoso o un bimbo a cui il castello dei sensi non viene bene. Le carte gli cadono, vede e rivede quel prima che non si può né dire né dipingere. O può essere altro, non conosco le vie, ma qualunque sia il motivo c'è chi sta male qua, è monco, da oltre il limite sente se stesso chiamare. Forse un trauma, una ferita, d'altronde le ferite sono porte, passaggi, labbra aperte su un vuoto che chiede in silenzio di non essere vuoto. Qualcuno si sporge, riporta, se si è tenuto saldo, di qua un suono, un bagliore che prova a evocare, trasportare in parole, con esito modesto. Ad altri non basta, è tutto più in là, chiama, c'è un limite, non lo posso descrivere, se non con grossolana approssimazione, un filo d'acciaio attraverso degli occhi, il muro in fondo all'orto, la ringhiera di un balcone. Grazie. Grazie Carlo Molinaro. Allora, cos'è
questa musica? I poeti. Ah, i poeti. Il canto d'uccelli. Allora, Brav'uomo ha questa particolarità, lui come dire, unisce il commento musicale a ciò che ha appena ascoltato. Quindi se farete attenzione, modesto, modestamente, rimane umile, però fa questa cosa. Resto umile. Resti umile, no? O no? Come veneranno, sì, resto umile. Esatto. Va bene, allora, vediamo questi giurati, vi vedo soddisfatti voi due. Fateci vedere queste lavagnette, cosa voglio sbirciare, va bene, d'accordo. Le ragazze continuano a litigare, discutono. Attenzione, qui è successo di nuovo qualcosa, adesso vi dirò cosa. Allora, mi mancano ancora loro, ancora mia. Loro sono molto silenziose, discutono silenziosamente. Allora, le ragazze 6. Mia 6,7, Solo Amor 7,9, Gnagni 7,3 e Zeppelin 7,5. 21,5 per Carlo Molinaro. 21,5 per Carlo, stasera vedo un po' qui. Allora, e adesso è il momento di Eleonora Fresco che arriva da Firenze. Pisa, cioè in Toscana mi avrebbe uccisa per una cosa del genere. Rifaccio, Eleonora Fresco da Pisa. Alessandra, sei fortunata perché io non sono pisana, soltanto diciamo di elezione, ma vengo dalla Sicilia, da Sciacca in particolare, in provincia di Agrigento, nella parte sud-ovest. E, io non sapevo che avevo la stessa maglietta della foto, mi proiettavate, però già che è così, iniziamo da qui. Vi farei questo pezzo che si chiama Mia nonna è femminista e non lo sa. Lo so, è un titolo un po' pretenzioso, ma secondo me ha senso, perché da 2 anni mia nonna è rimasta vedova e secondo me quello che sta facendo è fare la riflessione femminista che non ha mai avuto occasione di fare nella vita. Mia nonna nasce nella Sicilia degli anni 50 in un piccolo cortile un po', insomma, popolare, e in quel contesto lì fare cose come rinunciare a lavorare perché tuo marito te lo dice, o rinunciare a guidare anche se hai la patente, è una cosa che può succedere, e secondo me a causa del patriarcato. E quindi questo pezzo parla di questo, del fatto che qualche settimana fa sono andata a trovare nonna in Sicilia e l'ho beccata in salotto che parlava con la foto di mio nonno. Nonna tiene in salotto 2 portafoto, a cui porta rose bianche la domenica. Sul mobile, le lacrimate e sepolture degli uomini più amati nella vita, suo padre e suo marito. Papà, attappati le orecchie, dice quando deve rimproverare il nonno. E tu non ridere. Abbiamo scelto una foto sorridente, sistemato con Photoshop la giacca perché sembrasse chiusa sulla pancia e sbiancato i pochi denti. Lei si siede a gambe aperte, con lo sguardo da battaglia. E la donna guerriera di famiglia vuole essere ascoltata. 3 cose io volevo nella vita. Il lavoro, cucire e la patente. Non hai gioito per il mio impiego alle poste, tu, uomo inutile del mio figlio e di tuo padre, ma hai dato l'ultimatum. O mi tenevo a mia figlia, o mi tenevo un travaglio. Basta che riri, Ridi, perché non mi hai fatto fare niente, tua è utile a nessun altro che a te, che mi avevi liberata da mia madre. Neanche hai voluto che cucissi. Ero brava. Ero andata a 6 anni da una sarta, quella infame mi mandava a comprare il pane, non mi insegnava niente. E io osservavo. E dai, Franco, comprami la macchina. Io, macchina per cucire, non te ne compro. Non dovevo avere soldi miei, né movimenti
miei dopo aver preso la patente e prima era incinta, poi la bimba era piccola, poi tu macchina non ne porti, con le macchine non avevo fortuna e io allora cammino che a me finché c'ho le gambe mi piace camminare e manca a piedi, ma è lasciata in pace. Telefonavi e continuavi Mugheri, mi seguivi, ho lasciato che mi seguissi fino all'altare della Madonna e ora inginocchiati, confessale quello che mi hai fatto, confessale che mi hai liberato da mia madre per togliermi tutto, per essere tua, per esserti tutto, moglie, madre, amica, amante, serva, a prepararti i pranzi e chi anche da morto ti pulisce le scarpe, serva che oggi ti cambia i fiori. Perché mia nonna, piemontese da 98.000 generazioni anche, aveva studiato per fare la sarta e non poter farlo grazie a mio nonno. Quindi vedi che, come dire, la distanza è molta, ma la maglietta va bene anche per noi. Allora, vediamo la giuria che ci dice questa volta. Vedo delle discussioni. Le ragazze stavolta lo sapevo che le ragazze facevano più fretta, ok, va bene. Allora, Zeppelin, con un buono sguardo hanno deciso che andava bene, che erano d'accordo, però stanno ancora discutendo, va bene. Allora, amici qua in mezzo, stiamo aspettando voi. Niente, loro discutono giustamente. Allora, questa è una roba di quando io ero ragazzina. Ah sì, è home. Sì. Amici giurati, mancate solo voi, fateci sapere, noi siamo. Diteci! Allora, gli anni 7,1, cioè avete discusso mezz'ora per l'uno, per il virgola 1, questa è la verità. 7,8 le ragazze, solo amor 9,2, Mia 8,9 e Zeppelin 8,9. Allora 25,1 per il fisco che ha fatto 3 minuti e 13 e quindi abbiamo tolto 0,5. No, vedi che c'era. È scattato il penalone. Purtroppo. E Mattia Rinaldini è il prossimo poeta. È il prossimo poeta. Vieni Mattia. Più applauso ragazzi, vi vedo un po' moscetti, dai, su. Bonsoir. Io vengo da Torino ma sono di Brescello in provincia di Reggio Emilia. Brescello, che paese è Brescello? Paese di Don Camillo e Peppone. Che culo. Va bene. Non leggio. Questo pezzo si intitola, non ha titolo, quindi non si intitola. Randy Pausch, Sergio Carau, Dimitri Ruggeri. Cazzo, che posti della Madonna! Mi fai venire voglia di girare, mi fai venire voglia. Sullo scaffale c'è una scatola di carta, blu pastello da una parte e l'altra è il colore che vuoi tu. Sullo scaffale c'è un colore e dentro lui c'è un pastello di carta e dentro la scatola fatta di blu, beh, non ti dirò cosa c'è. Quello lo guarderai, come guardi il mare ogni volta, sospesa tra l'ultimo filo dell'onda e il primo del cielo, indecisa se nuotare o volare, se sentire addosso tutto il peso di quel blu
contenuto poi in una piccola grande scatola di carta, che dall'altro lato è del tuo colore, nel primo ci sei tu. O se perderti nella leggerezza del solito cielo, troppo grande da riuscire a finire anche l'ossigeno per tirare l'ultimo fiato e lasciarlo cadere di nuovo su quel maledetto filo di pensieri, quel filo che tiene stretta la tua curiosità sotto un coperchio di color pastello fatto di carta e un po' di blu. Fatto di blu e del tuo colore, del tuo colore sempre freddo verso me, sempre caldo verso il mare. Dio, che voglia di viaggiare, di scoprire, di partire, di aggrovigliarmi con le more. Che buone le more. Ma non era con l'amore? O le more? Le bionde, le rosse, a settimane alterne scosse, con le nuvole in cielo squasse, i temporali, le notti gelide invernali, le morti tristi e carnevali. Chissà, sui tuoi confini ci sono montagne fatte di carta. E i miei confini ho paura che tu ti perda, ho voglia di parlarti, di toccarti, ma ho paura di disturbarti. Ho voglia di parlarti, di toccarti, ma è il tuo verde che mi incanta solo a guardarti. Aspetta un attimo, non era blu? Cado sempre nella banalità quando penso a tu, 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 tu. Ti chiamo e non rispondi, mi fermo e ti confondi. C'è una scatola di carta sullo scaffale. L'ho voluta abbandonare e ora siedo qui, innanzi al mio blu e al tuo colore. Senza niente da scoprire, senza fiocchi da slegare, con le nostre notti intere con te, terra, gioca l'amore. Grazie. Facciamo così, è tradizione di Antipuri Poetry Slam fare la foto brutta mentre toccate la poesia, quindi vi chiediamo di alzare le mani, mostrare tutto il vostro entusiasmo, io arretro cercando di non cadere, cerco di prendervi tutti, siete molto belli, ok, ne faccio ancora, perfetto, allora io posterò queste foto sui socials. E quindi se volete seguirci mettete mi piace, cuoricini, tutte quelle robe lì. Però no, giurati, che vogliamo dire? Che vogliamo dire di questa poesia? Allora. Ok. Il voto più alto che avete dato. Gnaghi, 6,5. Voi anche non vi capisco. Solo Amor, 7,4. Le ragazze, 7,3. Va bene? Non 20, vi capisco. 22,7 per Mattia Rinaldini. 22,7 per Mattia Rinaldini. Non vi capisco, nel senso che non riesco a inquadrare i vostri gusti, in quel senso. Esatto. Ok, allora adesso andiamo verso la fine di questa prima manche con Laura Granato, che arriva la nostra! Avrebbero dovuto chiudermi le tube e avrei evitato quei gattini ciechi che pretendevano latte e rispetto, leggergli una favola prima di andare a letto, cosa che ben inteso non ho mai fatto. Tagliare i dotti deferenti a livello dello scroto presenti di ogni soggetto poco raccomandabile in verità con cui sono andata a letto. Così, quegli esseri viventi, senza né capelli né denti, sarebbero rimasti morti. Invece, grazie a una sono risorti. Eppure lo sapevano che non ero portata a spingere passeggini, a cambiare pannolini, a preparare da mangiare, a non fumare, almeno non davanti a loro, cara, come diceva quella stronza dell'assistente sociale. A qualcosa sono anche serviti, un braccio su cui spegnere una sigaretta, ottenere un sussidio in più, ma non per questo li ho amati, lamentosi, noiosi, brutti a vedersi con i loro lividi gialli e blu. E voi tutti che puntate il dito, invece di accusare, mi dovreste ringraziare, perché il mio grande snaturato peccato
è il perfetto paravento per le vostre mancanze di genitori perfetti, con i figli tutti uguali, con i denti dritti e senza difetti. Io vi servo per credervi superiori, per minimizzare i vostri errori, per sentirvi al sicuro nel vostro mondo costruito, ingessati dentro al lavoro, nelle ferie a Ferragosto e a Natale, nella passata di pomodoro. Ve le regalo le vostre sicurezze. Io non ne ho bisogno, mi sono sempre andate strette. Mi muovo libera di sbagliare, mi spacco la faccia ubriaca contro un lampione, ma non farò mai la figura vostra, quella dell'omologato coglione. Io sono il vostro specchio distorto, sono la parte di voi che non volete o non riuscite a vedere. Io sono il vostro angolo morto. Quindi fate molta attenzione, perché anche voi potreste aver generato il risultato sbagliato di una normale operazione. E voi altri, figli prediletti, che non finirete in una casa famiglia, che non ingrasserete i conti correnti di un tutore che neanche fa finta di avervi a cuore. A voi dico, statevene pure con il culo al caldo, credeteci pure di essere amati. Per adesso godetevi il corso di pallone, la danza per le bambine tranne quelle ciccione, per gli alternativi lo stage di percussione, per i ricchi l'equitazione. Ma quando vi azzarderete a pensarla in un modo diverso, non stupitevi se sarete rifiutati dal vostro mediocre universo. E allora potrebbe capitare che sceglierete una strada diversa e correrete verso di me, verso le mie braccia incrostate ma aperte, perché sarò l'unica alternativa rimasta. Grazie Laura. Va bene, intitolerei questa serata La tocchiamo piano, ecco. Direi che questa sera è così. Allora, Lucia mi fa sì, tra l'altro Lucia mi sono dimenticata, la mitica è il momento della mitica scatola. Allora, vedete là dietro c'è questa donna si chiama Lucia, è l'anima di questo posto, lei ha una scatola, dentro questa scatola potete deporre il vostro entusiasmo nei confronti di questa serata sotto forma di denaro. Facciamo questa equazione abbastanza semplice, poco poetica, entusiasmo uguale denaro, quindi se questa serata vi suscita dell'entusiasmo potete riporlo sotto forma di banconote dentro quella scatola, va bene? La scatola è là, Lucia è là e quindi direi che è tutto chiaro. Lucia dice date a me, va bene, allora, detto ciò io invito la giuria ad alzare le lavagnette, questo è il momento, ciao, mi mancano Mia e qua piovono dei 9 Zeppelin, 9,2 Gnanni, Mia siete ancora lì che state discutendo, però mi avete ingannata, vi ho visto che aspetta, non posso dare lettura, scusate, non posso influenzare, vabbè, continuo a splittare, allora alzami la musica, proviamo, perché ero lanciata sui voti, ci siete? Allora ricomincio, Zeppelin 9, Mia 7,5, Gnanni 9,2, Solo Amor 8,7, Le ragazze 8,5. La terza in testa, Laura Granato con 26,2. Ultimo di questa prima manche, così li avete ascoltati tutti, Alessandro Galletta. Da Alessandria. Da Alessandria, grazie per l'uomo perché non lo ricordavo. Ciao a tutti, Alessandro d'Alessandria, facile da ricordare. Dunque, ho la quarta pausa caffè, alla prima ora di lavoro un giorno, e mi sono venute delle riflessioni in seguito alla COP26, la poesia si chiama COP26. È l'ora della pausa caffè, esco a fumare una sigaretta passando per l'officina, c'è odore di oli refrigeranti, si ritrovano tutti davanti alle macchinette del caffè, mangiano merendine con packaging monoporzione. Saluto tutti ed esco con due fumatori. Si parla di petizioni. Migliaia di persone che sottoscrivono il proprio nome per decenni a favore dei soliti temi. L'ambiente, il clima, gli animali, le piante.
La situazione è critica, irreversibile. I capi di Stato si riuniscono arrivando in volo come supereroi. C'è chi come Biden dimentica il gas aperto in piena riunione. I giornali ne parlano sgomenti, mentre gli astanti, disattenti, ascoltano sempre la stessa pappetta vegana finocchia disfattista, richiedendo solamente un po' di pace per assopirsi. Hai assaggiato il sandwich col salame? Eccezionale, non vedo l'ora di espellerlo sul mio jet privato. Bravo, il tema ambiente è importante, non puoi cagare ovunque. Hai ragione, per un petto non la facevo qui. Ridiamo pensando a Biden, mascherando la disillusione di tutta questa storia, gustando l'amarezza del fine sigaretta. Rientro in ufficio e ragiono in solitaria sul tema. L'ambiente è immaginifico, è il dio natura di Spinoza per i letterati, la funzionalità per i tecnici, potere di sfruttamento per i ricchi, capolinea per i giovani. Per i boomer è quel povero ragazzo ormai anziano, alcolizzato, che dicevano venisse dalla via Gluck, sdraiato su una panchina a chiedere un euro a chiunque sia per una dose di compagnia. Wow, quella canzone, ha proprio una bella melodia. E Greta, ragazzina in picciona, diamogli un ruolo, una stola, che spocchiosa. Come la mandiamo via? Cosa le diciamo? Niente, lasciamola parlare, ridiamo, scherziamo, promettiamo. Magari si distrae se incontra qualcuno che le dice ti amo. Ma no, la usiamo, una pedina del capitale, un nitido perbenismo di facciata, smunta, frustrata, in piena crisi esistenziale adolescenziale. Ed io non so più che pensare, se non stare ad ascoltare, impotente il telegiornale, che parla delle cose che vanno male e non propone soluzioni, non dice cosa devo fare. Attenzione, la monnezza è sulle strade, ed io me la devo mangiare? L'acqua comincia a scarseggiare, i fiumi ad esondare, gli acciai a crollare, il cielo a tempestare, sembra un disaster movie tropicale. Siamo noi l'unico essere nella storia riuscito a causare una sepsi terrestre a livello globale. Spari, sputi e spiccioli di qualunquismo telegiornalistico che rapiscono l'attenzione dello spettatore al posto di ritrarre l'aspetto allo specchio di sparuti bimbi spaiati in modo irregolare sul prisma primordiale che li ospita. Un primato da ricordare che nessuno in futuro, per nostra scelta, potrà menzionare. Allora Alessandra, devo fare una piccola rettifica sul voto di prima, perché mi sono dimenticato che Laura ha fatto 3 minuti e 16, quindi devo togliere anche lei 0,5. Va bene, noi accettiamo questa tua nota da notaio, e quindi le hai dato la penalità? Sì, quindi hai fatto 25,7. Uno slam con 2 penalità così alla prima manche, va bene, d'accordo? Allora, intanto i nostri giurati hanno il loro ultimo momento di voto, poi dopo cambiamo la giuria, quindi vorrei vedere se fra di voi c'è qualcuno che è interessato a ricevere le magiche lavagnette. Se sì, alzi la mano. No, c'è mestizia, va bene, allora dopo vengo lì e ve lo tocco. Non fate così. Ma sono un po' mesti, abbiamo toccato il tema così, li vedo un po' mesti stasera. Allora, sulle lavagnette, ma non dovete tagliare subito le lavagnette, dovete scrivere il voto, vi manca l'ultimo voto. Ok. Allora, là c'è una discussione, loro sono serissimi. No, gli anni ci credono, li vedo consapevoli. Le ragazze, Norma sei arrabbiata? No, state discutendo, vabbè, d'accordo. Allora, vabbè, tutta una roba vostra, interna, che... Vabbè, allora, sulle lavagnette vi vedo tutti 1, 2, 3, 4, 5. Allora, le ragazze hanno dato 6,3. Solo Amor, 6,9. Gnani, 7,8. Mia, 8. E Zeppelin, 8. Con lei che mi fa anche così, sì, voi andate molto d'accordo, sì, occupiate, dipende, non si sa. Allora, per un uomo, dici tutto. 22,7 anche per Alessandro Galletto. Ah, cioè abbiamo il pareggione. Va bene, ciao, buona serata. Allora, dunque, facciamo passare queste lavagnette. Chi è che voleva fare il giurato? Diteci, qualcuno vuole alzare la mano? No. Lui. Grande, è tornato fra noi. Allora, da quella parte, questi signori qua a lato, qua all'estrema sinistra, ve la beccate una lavagnetta, dai, su, va bene, d'accordo, sì.
Allora, la lavagnetta di Mia passa a questa ragazza molto carina con i riccioli, perfetto. Invece i nostri amici, andate dietro perché sono timidi, li vedo timidi stasera, li vedo un attimo timidi. Ma sì, ma dai, ma prendi la lavagnetta, dai, dai. Poi fai amicizia con loro, li conosci loro? Sono i tuoi genitori, quindi li conosci abbastanza bene, diciamo benissimo. Allora, vi piacciono gli inviti in famiglia, fate gruppo? Beh, credo che ci siamo. Tu l'hai ricevuta, datevi i nomi, scrivete che cosa, come vi volete chiamare. Sono molto felice che sia tornato il nostro amico Mar, molto felice. Bene, allora, provo, direi che possiamo iniziare la seconda manche. Facciamo di nuovo girare la nostra ruota della fortitemi. Allora, voi siete appena arrivati, dovete dare un voto da 1 a 10 con la virgola, con i decimali, così non facciamo i pareggioni, e prendendo in considerazione performance e testo, ok? Pronti? Partenza? Via! Vediamo che inizia questa seconda manche. Momento di suspense, ricomincia Eleonora Fisco. Applauso ragazzi, su, 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 su. Non vi sedete, siete stanchi, come lo stasera? Stare lì giù, stare qua su, stare qua su. Questa ruota è lo strumento di tortura con cui gli insegnanti nella mia scuola interrogano gli alunni. Non è la mia scuola di quando io andavo a scuola, è la scuola dove ora insegno, quindi... Però i ragazzini dicono sempre facciamo la ruota perché comunque il caso è equo. Allora, un salto temporale, passiamo dalla Sicilia degli anni 50 al 2022, ai miei 25 anni. Io ho finito da 2 anni il percorso universitario e mi sento molto in quel momento della vita in cui tutti pensano che tu debba avere chiaro dove vuoi abitare, che lavoro vuoi fare, cosa vuoi essere. E io ho veramente una grandissima difficoltà a definirmi, a dare queste risposte. E allora raccontavo alla mia terapeuta che mi sento come su un trampolino, però non sulla punta pronta a saltare, più diciamo vicino alla terraferma possibile, e con la sensazione che io dovrei saltare, che il giorno passa e poi tramonta e che io perdo l'occasione. Allora lei giustamente mi ha detto, magari c'è una parte di te che non vuole saltare, e magari c'è ragione, quindi prova a parlarci. Allora io ho organizzato una riunione di condominio nella mia testa un po' incasinata e è venuto fuori un po' questo dialogo qui. Io voglio che tu voglia che io voglia saltare da questo trampolino in decadenza. Io voglio esistere in potenza, mai in atto, perché il tempo brutale non erode i contorni una volta raggiunta la vetta. Io voglio essere saetta nell'atto di essere scoccata, entrando la forma in ing della tensione vitale che poi si è realizzata, diventa vecchia, inadeguata, fuori tempo. Mi sta sempre davanti quel memento dell'attimo che fugge, dei treni che passano, della sveglia che impone scadenze alla notte. Mi sta sempre davanti l'insufficienza radicale di ogni cosa che dica di essere finita. E se la fine è il fine, e la fine è nostra è la morte, io la punta del cornetto non la mangio, la lascio agli uccelli, acerbo, cadavere, incompleto. Io, da grande, non voglio essere niente, se non una rotaia calpestata,
una spirale, streben, sempre quasi, sempre non ancora arrivata alla destinazione. Memore dell'entusiasmo di partire, del disagio, di affidarsi alle mani, di demiurghi sempre nuovi. Lascia tramontare il sole. Aspettiamo il giorno, mai totalmente certi che risorga. Ma sia chiaro, in testa il desiderio, prima di soffiare le candele. Seconda manche, nuova giuria, al lavoro. Diteci cosa ne pensate, benvenuti a voi che siete arrivati adesso, se volete avvicinarvi, venite, venite, ci sono delle sedie libere che sono state lasciate proprio per voi, vedete ce ne sono quattro, precise, proprio precisissime per voi. Stiamo facendo un poetry slam, ma forse lo sapete già. E allora. Oh, Ahmad, io ti voglio bene, lui è il giurato più rapido. Le ragazze si sono tenute le magliette e non l'hanno ceduta a nessuno, va bene? Allora, sulle magliette. Dunque, qua abbiamo Ivrea, ne? L'ho detto bene, ne? Ok. Ivrea, ne? 7,7. Ila! 8,1. Tiralo un po' in avanti che c'è un riflesso terribile. I Centa, che siete voi come gruppo familiare, 8,4. Le ragazze, 9. Ahmad torna con un 9,5. Aspetta, mi manca un po'. Il primo che hai detto? Il primo che ho detto era Ivrea, ne? 7,7. Ok, 25,5 per l'ora fisco. Va bene, dai, iniziamo con un bel voto per la seconda manche. Dopo l'ora fisco c'è Mattia Rinaldini. Vieni Mattia. Leggio sì, leggio no, leggio bo. Questo titolo ce l'ha, si chiama Odori Acri. Tutti i testi che ho scritto tipo 6 anni fa. Un po' che non faccio slam poetry. Buono l'odore del freddo. Lingue di nebbia assaggiano la terra. Umido sapore di freddo. Guerre interne, guerre fredde, si combatte tra noi. Si cresce combattendo con lame di pensieri. E come sempre, fuori di qua, il sole sorge e il cielo cade. Sfrecciano i rumori con le luci rosse, sfrecciano le case dalle mura scosse. Ma perché tornano sempre i soliti discorsi e viviamo sempre la vita a piccoli sorsi? Per godere? Per vedere il futuro con la solita pretesa? È una discesa questa vita e corriamo per mantenere una costante frenata. Tram, zam, bum, zac, squish, flash, agitazione economica, grafici che salgono e linee che scendono. Fuzzi mil, fuzzi hit, fuzzi cir, fotte sega, soldo, soldo, mi vendi il soldo, salto e vado. Vado a casa, basta. Mi stendo e dormo. O fumo una sigaretta che non ho mai fumato. Inizio oggi. Sì, dai, grande. Stai zitto, coglione, che non sai neanche dove cazzo vivi. Qui, già da allora, anche le parole si vendono. Qui, anche le paranoie si prendono. Comprate, comprate. Abbiamo droghe e anime colorate. Vendete e godete, venite e mangiate. Reprimete e divertete. Reprimete, sfogate, sfogate, reprimete di nuovo quest'ultimo. Stolti, guardate il dito, che siamo noi a tirarvi il cielo in testa. Grazie. Guardate che salti da questo palco, lui scende, io salgo, c'è un'agilità su questo palco del Poetry Slam incredibile. Allora, Durati, dunque, Ivrea, siete veramente Ivrea, cioè io mi immagino questa eleganza nordica, veramente me, il me. Allora, alziamo le lavagnette, Ahmed, perfetto, sempre pronto, preciso. Tu non devi discutere con nessuno. Allora, sola lavagnette, cioè neanche lei che è sola, comunque discute con se stesso. Invece lui è un
l'uomo d'accordo con se stesso. Allora, vediamo un po' queste domande. Dunque, partiamo dai 8, andate d'accordo come famiglia? Siete d'accordo? Le ragazze 8,9, Amelda 8,8, Ila 8,5 e Irene 7,8. Comunque un po' sempre un po' indietro, un po' tirati, ma adesso so che emergeranno le vostre preferenze. Vai! Un ultimo 25,3. Direi che stiamo andando molto bene. Potete applaudire, sapete? Non volevo frenare questo slancio vitale. Laura Granato! Ragazzi, però c'è veramente un... Tempo fa ero ad Aosta e ho assistito a una scena che mi ha un po' turbato. Fuori da scuola medie, un ragazzino ha aggredito degli altri ragazzini in pieno giorno, con un sacco di gente. E ho scritto questo. Uscita di scuola. Non vi conosco per nome, ma vi riconosco. Dai capelli puliti, dalle scarpe firmate, dall'odore di bucato che hanno i vostri vestiti. Non vi conosco per nome, ma vi riconosco, dai discorsi leggeri e dalle risate. Siete il passato che mio non è stato, siete il futuro che mio non sarà. E adesso per questo il presente tra le mie mani è scoppiato. Che me ne faccio di voi se non siete me? Non vi voglio tra i piedi. Non voglio sentire i vostri pensieri e chi mi capita tiro lo meno, lo giuro. Un calcio bendato, un pugno assestato e magari l'invidia che mi rode dentro finalmente cesserà di darmi il tormento. A te per il collo ti ho preso, sento il tuo respiro affannato e stringo, intorno e a contorno le urla che dicono basta. Le mani che mi tirano via, lo stupore impaurito di tutti, qualcuno che strilla, chiamate la polizia. Io resisto e stringo. Lacrime calde scivolano sulle tue gote arrossate. Le mie non si vedono, ma scorrono dentro. Poi sono troppe. Le mani, le grida, gli sguardi di accusa. Sono stanco. Lascio la presa e corro. Ma qualcosa mi ha preso la gola e stringe. Io scappo, ma non riesco a scappare da questa cosa che stringe. Io corro, ma son fermo in questo pantano di fango. Io scappo, ma non so dove andare. Indietro nel tempo non si può tornare. E comunque per fare le cose accadute non posso cambiare. Intanto è arrivata la polizia. A voi sembra che io sia stato arrestato, ma non sono io quello accerchiato. Invece, io da sempre non sono niente, io da adesso sono via. Sto muto, non rispondo e non si vede, ma è da anni che piango. La mia giovane età, mia madre che di tutto farà, forse avranno un po' di pietà. Di sicuro sarò sospeso da scuola, probabilmente verrò processato. Senza bisogno di confessione, che le telecamere in piazza hanno tutto registrato, ma non a colori, è in bianco e nero la memoria del mio reato. E anche se un po' sbiadita la qualità del filmato, si vede con chiarezza che non sono stato provocato. Si capisce benissimo che sono solo io il cattivo. Chiedo scusa, ma è l'unico modo che ho per essere vivo. Di abitare qua, vero Laura? Le vedevo che ronzavano qua attorno. Adesso vediamo di farle andare via, ma ci danno fastidio. Allora, l'uomo cosa ci hai messo? Motley Crue. Vabbè, un pezzo cattivo. Vabbè, se no un pezzo cattivo. C'è dibattito, però siete già arrivati a una vostra cosa. Medio d'accordo con se stesso. Vabbè, allora proviamo a alzare la maglietta e vediamo cosa succede. Perché secondo me ci siete. Ah, attenzione, io ho visto una cosa che voi non avete visto, ma tra poco vi dirò di che cosa si tratta.
Allora, chiedo a tutti i giurati che hanno già scritto il voto di alzare la maglietta, così io mi rendo conto di quali siamo, di come siamo messi, ok? Allora, Ila ci ha dovuto pensare un attimo e ha dato 8,7. Ibrian ha dato 8,2. Vicenta hanno dato 7,8 dopo attento giudizio. Le ragazze 7,9, copiando un pochino dai cieli. E Ahmed 10. 24,8 per Laura. 24,8, il primo 10 della serata. E adesso torna sul palco Alessandro Galletta. Dov'è? Ah, laggiù. Salto di Alessandro Galletta sul palco. Benissimo. Oh, scusate l'emozione, ma è la prima volta che comunque parlo. Oh, questa l'ho scritta per chiedere a mia moglie di sposarmi, quindi solo un attimo. Più di quel momento lì, anche se io l'ho mandata per me, proprio perché mi emoziono. Quindi... si chiama La differenza. Oggi ti dedico qualcosa che ti rimanga in mente per tutto il giorno. Sei bella tu, a un battito di ciglia fai battere forte il cuore. Sorridi alla vita che fa fiorire gli amori. Sei la mia primavera in anticipo di sempre, sul confine sottile tra emozione e sentimento. Tu sei differente, da tutti e da tutte. Sei musica nel buio, silenzio nel frastuono, argento sparso nel cielo nero nelle notti di luna piena. Sei in quell'attimo del risveglio notturno quando ti penso e ti trovo sull'apice delle mie labbra che fugacemente sorridono. Sei nel sonno quieto quando cerco la tua mano. Sei nel profumo rimasto sulla mia bocca, sulle mie guance, sulle mie dita. Fai la differenza in un mondo di indifferenti. Con due baci e un abbraccio mi trasmetti i tuoi sentimenti. Nella semplicità di uno sguardo, nella passione di una mano stretta sulla schiena. Perché abbiamo appreso entrambi il significato della luce partendo dal buio. E sai, delle volte ancora dalla luce filtra il buio, ma è diverso. Prima era buio da cui filtrava qualche raggio di sole, poi tu, sorriso inaspettato, tu, scherzo serale, tu, paura di perderti, tu, bacio infinito, passione viscerale, tu, assopito sul mio petto, tu, mia tenerezza. Valore sentimentale più grande, senza limiti, personale. Tu che sei dolce, a raggio di luce, tu che sei amara nella notte lontana, cercami nel letto, senza lo sguardo, trovami nei palmi caldi e poi sul cuscino, nel profumo dei baci dell'amore presente. Ti voglio solamente nella mia mente e non basta più, anche per sempre, sulla mia pelle e nel succo, e sulla buccia dei giorni futuri, non più scuri come un brivido al primo sole, nelle notti di passione, tra lacrime di gioia, d'emozione, nel rivederti, nel capirti, nell'esserci, nell'abitare con te e nel vivere con te. Tuo amore libero, sconfinato. Oggetto va bene. Beh, questa della richiesta di matrimonio via mail non l'avevo ancora sentita, però va bene. Allora, tu hai già deciso, ma tu li partorisci mentre loro ancora stanno leggendo? Sì, per forza, perché non è possibile. Lì si discute, laggiù i centri scrivono. Mamma non è d'accordo, no, sì, mamma è d'accordo, mamma piange, no, anche papà piange, ma vi siete anche voi fidanzati via mail? No, non si sono fidanzati via mail, ma avrebbero voluto, vabbè, abbiamo creato questo momento di commozione, le ragazze, come state ragazze? Bene, d'accordo, allora, direi sulle lavagnette in questo momento, allora, Ivrene 8, Ila 8, I100 dopo vari pianti 9,5, le ragazze 7,5 e Ahmed 8, ragazze fredde
impassibili a questa richiesta di matrimonio, ovviamente. Per un totale di 24 per Alessandro Galletta. E adesso torna Fabrizio Libri, sempre da Genova, ma in realtà da quella sedia lì. Ecco, da vicino. Qualcuno di voi sa cos'è l'onomanzia? No. L'onomanzia è un ramo della Kabbalah che, in poche parole, serve per predire il destino di una persona o di una cosa tramite il nome. E una pratica onomantica, la pratica onomantica per eccellenza è l'anagramma. Le poesie che seguono sono poesie che sono i cui versi sono tutti anagrammabili tra loro e cioè sono l'anagramma preciso e chiedo scusa però per l'argomento che affronterò perché diciamo c'è una raccolta che sta per uscire che si chiama Anagrammi Ministeriali e il primo di questi tre anagrammi ministeriali si chiama Giorgia Meloni. Oh, Kremlin, gioia, oggi leoni, armi, MIG o legionari, leoni o miraggi, olio, mine, raggi, o leggi i romani o leggi Amorini. Io leggo in rima, io leggo rimani. Lire in omaggio reggo a milioni, origino maglie e rigo maglioni. O giri il magone o giro maniglie, mi girano i lego e mangio rigoli. Ragioni meglio? Limoni a Reggio, il mio reggiano, limonare Gigia. L'ironia emoji, emoji riina, olè, arrogo i gelmini. E il gringo? Miau. Miagolio, negri, o argini meglio, o emigrano ligi, i gigolò in mare, miniera gigolò i meglio organi, o miri giale ONG, moglie a giorni, moglie a gironi, meglio in orgia o meglio in riga, gemi, origliano, i giornali, gemo, gemoli in orgia, o negli origami, ingoialo germi. Anagramma ministeriale bonsai. Renato Brunetta, notte nera, bruta, ottura in tenebra, beh, arte notturna, re turbananetto, re tanto rubante, non è brutta arte, rubartette nano, nanetto era brutto, non buttare rate, barone ruttante, notare turbante, e ne torna brutta tra buonnettare a urtar Benetton, tenera bruttona, attenta burrone! L'ultima, non vi leggo il nome, ma solo il codice fiscale che è battuto sul video. Attimo, slavine, a monti svelati ometti slavina, lava testimoni, salvami, inetto, vita, tesi mano, salano vittime, amabile stinto, vile mastantio, mastino vitale, svitato in male, lesto, vitamina, vai, stimolante. Stato biminale, italiano, TV, SPEM, stivale minato, stimabile tano, metano, stivali, semmai van tolti, sì, leva mattone, vi son malattie, oh vasti lamenti, malati ventosi, stimola venti, sento ma ti lavi, voti staminale, staminali, veto, no ma pasteliti, sì, ti vota male, ma voti Stalin, Stalin mio vate, vota me Saltini, temi l'invasato vento islamita, temi slavi, onta, tostami le navi, sì, matto le navi, to, navi maltesi, sali, vomitante, anatemi svolti, viola, smanetti, motti, vaselina, sim, violentata, avanti molesti, lava semitonti, to, 20 salami, mi metto l'ansia, oh ma se vai in tilt, vani molestati, visito l'amante, mi tentavi sola, ti amo sveltina, no via sveltina!
Fabrizio Libri. Ma Fabrizio, gli hai mai mandato qualcuno questi anagrammi? Ai diretti interessati no. Ma sarebbe carino che li ricevessero, secondo me potrebbe essere divertente. Allora, vediamo un po'. Discussione di qua, discussione di là. Vabbè, li vedo al lavoro. Questa volta anche a me ci ho messo un attimo a elaborare. Sta probabilmente facendo l'anagramma del voto. Allora, sulle lavagnette così capisco, perfetto. Allora, chi è che manca? Ah, le ragazze, ok. Mi voglio mettere un po' di ansia così. Allora, Ahmed, nuovamente 10. Le ragazze 8,2. Icenta 9. Ila 9,5 e Ivrane 8,1. Bravo, facci i calcoli, come solo tu sai fare. Allora fa 25,7 perché Fabrizio ha sforato. Ma di nuovo, ragazzi, ma che 3 e 26. Anzi, forse 28, ma vabbè. E non sapeva di aver sforato, cioè. Vabbè, no, e quindi 25,7. Quindi rimane 7. Carlo Molinaro. Allora, visto che prima non ho detto assolutamente niente, adesso ho il privilegio di essere l'ultimo in tutti i sensi, dico che leggo una poesia da questo libro che si intitola Un garbo libero. Anche la precedente era da questo libro, ma l'avevo messa su un foglio perché mi era più comodo. E da questo libro che si intitola Un garbo libero leggo la poesia che dà il titolo al libro e che quindi si intitola anche lei Un garbo libero. È una scelta che ho molto meditato e si potrebbe classificare come una scelta di tipo autolesionistico, nel senso che è una poesia che contiene un dialogo fra due persone più la voce che racconta questo dialogo, solo che una delle due persone sono io, quindi c'è un io narrante che sono io, un io dialogante che sono io e un'altra persona che è l'altra persona dialogante, una donna. Non so, potrei cercare di darvi qualche indizio, ma è molto difficile. Stranamente, almeno nel mondo patriarcale, dei due, quello che a un certo punto tergiversa e non vuole fare sesso per il momento è lui. Questo può essere un indizio. Vabbè, prima non avevo detto quasi niente, adesso mi sono preso un po' più di... Un garbo libero. Ti muovi sul letto delicata come l'ingegno di zampe di una cavalletta. Le mutandine blu sullo spigolo del fianco sono taglio d'ombra in un vicolo di sole. Risalti tutta sul bianco del lenzuolo. Appoggi il capo ai 5 asciugamani appena lavati, piegati, che ti ho dato perché non ho un cuscino. Questa casa è come è. Sono buoni, profumati, dici, e continui. Mia madre non mi ha abbracciata mai, nemmeno da bambina. E la tua? Guardo i cerchi di colore nell'iride dei tuoi occhi. Nemmeno la mia. Fai un gesto del capo come un pesce che affiora, hai le labbra sottili. Siamo a letto insieme. Ne convengo, di fatto sì. Vorresti fare sesso? Mi domandi allargando le palpebre. È una domanda difficile, provo a svicolare, ma tu sei perentoria. È difficile, però non mi hai risposto. Mi mancano dei passi ad arrivarci. Allora questa notte non si può? Sei bellissima, stesa su un fianco, una spallina del reggiseno scivolata sul braccio, l'ombelico, i capelli di un biondo ventilato di cortini. No, ti confermo. Cosa pensi? Chiedi, cogliendo astuto un mio silenzio. Niente. Impossibile, ridi. Va bene,
pensavo al tuo corpo mirabile e al mio che troppo stona accanto. Mi fai una smorfia, sono tutt'altro che perfetta. La perfezione è astratta, tu sei viva. Mediti un attimo, sono a letto con te e non sono a disagio. Ne sono contento, ti rispondo tenendoti la mano. Tu guardi la finestra. È già la luce del mattino? Non so, forse è la luna che si scopre da nuvole. L'usignolo, la lodola mi viene in mente, ma tengo per me, in quanto totalmente fuori luogo. Dormiamo un paio d'ore. Ti rannicchi di spalle, il tuo collo fragrante a portata della mia bocca. Non lo bacio, ma lo venero come dono prezioso. Mancano dei passi. Le madri non abbracciarono, eppure siamo bravi lo stesso. Possiamo stare qua, sull'orlo che sappiamo, né fuggire né approfittare, con un garbo libero, inedito, nuovo, rivoluzionario, medicare d'amore la fragilità. Non ce la fai, non ce la fai, va bene, ti porta bravo. Ma d'accordo. Sì, ce la porto. No, perché è molto bello lì, io e Carlo ci domandavamo, riuscirà o non riuscirà a prendere il tempo? No, è appena partito l'ultimo. È appena partito l'ultimo? Sì, 21:41. Va bene, sì. Allora, vediamo questa giuria che cosa dice. Sulle lavagnette. Ok. Ah, molto bene, molto molto bene. Ok, vi manca ancora, mi mancano le ragazze, lo fate apposta. E anche i 100 hanno dato 7,6, quindi 7,6, 7,6. Ormai c'è feeling, vedete, far parte di un'unica famiglia. Ahmed 8, Ila 9 e Ibrahim è 9,1. Finalmente ho trovato qualcosa che mi entusiasma. Oh, molto bene. Quindi sono... scusami, 9,1, 8, 7, 5, 7, 6. 7,6, 7,6. Ah, 7,6, scusate. 100 okay. Ragazze allineati insieme. Ok. Allora, cosa... Carlo ha preso 24,6. Un ottimo 24,6. Allora, grande applauso per tutti i 6 poeti e poeti. Grande ringraziamento per la giuria. Allora, adesso dobbiamo formare la giuria finale totale globale, quella che si prende le responsabilità. Allora, che siete insieme, siete una coppia di fatto o di sfatto, ve la sentite? Ok, poi ragazze, mollate la maniera di spassa, allora loro due, voi non volete, non ve la sentite, ma sì dai, no? Non la volete. Allora, vediamo chi potrebbe, Lucia, volete la magnetta, dai? Cavolo, laggiù in fondo, il tavolo dei discosti, voi, non guardate, sì dai, loro laggiù, cosa dite, amici laggiù in fondo, la volete la lavagnetta? Venite un po' più avanti, ve la sentite? Non mi cagano, benissimo, vabbè, ma non mi calcolate, tra... oh, la nostra amica finalmente ha preso la lavagnetta, la... Ragazzi, un po' di coraggio. Vai, sì, per favore, dai, su. Vabbè, non so, nessuno vuole la lavagnetta stasera. Oh, benissimo, perfetto. Ok. Scusi, non l'avevo visto
abbia pazienza, l'associamo a questo gruppo di qua dei non volenti. Se, allora, se chi è in fondo ha voglia di fare un balzo in avanti, soprattutto voi tre, abbiate pazienza, ma io non, cioè, ho gli occhiali, proprio il mio problema è che non vedo da lontano, quindi come dire, abbiamo dei problemi di vista. Allora, prov'uomo, dobbiamo dire chi sono i tre finalisti. Metti una musica di tensione, per cortesia. Dai. Ah, già adesso? No, sì. Ce n'è solo una. Di tensione media, media tensione. Non ce l'ho, non vale. Non vale. C'ho la tensione, ma quella finale non va bene. Cioè, adesso... Provo a controllare, sì, d'accordo. C'ho il chiuro. Metti una roba un po' così. Vabbè, comunque. Cerchiamo di... Fammi dire che sono in finale al Zach Poetry Slam Mattia Rinaldini, Laura Granato e Eleonora Fisco. C'è stato? C'è stato anche il sgonfiamento della birra. Della birra. Lui della sta ammazzando un fusto di birra. Ok, tutto può. C'era un uomo con un pugnale che stava conficcando questa lama in un fusto di birra. Beh, allora. Applauso per chi non passa questa manche, perché comunque abbiamo sentito delle cose belle. Alessio, bravo uomo, come decidiamo l'ordine? È quello che ho detto, Mattia Rinaldini, Laura Granato e la Laura Fisco. Vabbè, scusa. Come ho detto? Mattia Rinaldini, vieni. Arrivo. Applauso convinto da finale, per cortesia, grazie. Benissimo, mi cogliete impreparato perché non ho altri pezzi praticamente, cioè ne ho, ma chi se l'aspettava? Quindi leggerò un pezzo che è breve, poi mi girerò verso Brav'uomo e ti chiederò quanti minuti mi resteranno, così leggerò un altro pezzo ancora più breve. Sperando di trovarlo. Vai. Un giorno ho deciso di smettere di scrivere. Basta, è finita. No, è che volevo dire parole libere, sapete? Così improvvisate, un po' a caso. Un travaso d'anima dentro un microfono, un megafono. Per la mia voce orecchie che si aprono. È un dubbio atroce che mi assale. Uno stream of consciousness, si riuscirà a capire? A dream of mindfulness, che belle parole da dire. Ci farò uno slogan, un brand, una nuova canzone per la mia band. Sì, la sento già, un tormentone, visualizzazioni almeno un trilione. E poi il successo, i soldi a palate, banconote solo per me stampate. Il re della nuova musica occidentale. Sì, li sento già sparare, i fari, i flash, i giornalisti, la gente che corre insanguinata e urla e cerca di strappare i bambini dalle macerie. E io che vado in ferie, i piedi nella sabbia, la faccia al sole, la pelle che diventa di un altro colore. E poi i tour mondiali, gli esseri umani uccisi come animali trattati come oggetti, bombe che cascano sui tetti e tombe che si riempiono a fotte, e poi i fiocchi di neve dallo sciale in montagna e una fragranza lieve di castagna brustolita. Già mi sto leccando i baffi e le dita ferme su grilletti davanti ad una persona impaurita che muore scavando una buca infinita per coprire una nuca di diamanti senza alcun tipo di riampianti. Bevo il mio vino mentre vedo il fuoco nel camino e poi gli abbracci caldi, le coccole infantili, la gente che punta i fucili e poi puoi anche stare zitto se vuoi, era meglio continuare a scrivere, va? Manca tempo fatto per averne poco, per poter realizzare il fatto e iniziare a correre, per poter essere qualcosa senza renderci conto per il troppo affanno di essere già. Non avevo capito bene, scusa, stavo intervenendo a sproposito. Allora, facciamo la votazione, però poi non vi diciamo il risultato, così rimaniamo nella suspense, la facciamo strana in questa maniera. Allora, vediamo questa nuova giuria. Come ti chiami? Filippo. Nome secco, dritto,
Oh, abbiamo cioè, bello, cioè mi piace. Allora, tenetela su le lavagnette, SMS voi, poi dopo mi spiegate perché. Poi abbiamo la giù CLP che ritorna dall'altra volta, no? Era un'altra sigla, era sempre la stessa. Era un'altra sigla, ma era sempre... Ah, è vero, scusa, vabbè, niente, inizio a dare non i numeri ma le sigle, mi cadono gli orecchini, è uno sfascio. I tre mi piace molto. Allora, SMS 9, i tre 7,5, CLP 8,8, cioè 8,4 e Filippo, l'unica persona seria, 9,6. Allora, Non diciamo i voti. Io recupero il mio orecchino e chiamo sul palco Eleonora che giustamente alza. No. Laura. Vieni Laura. Salto elegante, molto elegante. Preservativi cinesi. Eri in Cina. Li hai visti in un negozio? Costavano poco e li hai presi, i preservativi cinesi. Non hai pensato che potessero valere poco, essere difettosi perché sono cinesi, i preservativi cinesi. Forse lo avresti pensato qui, in Italia, ma eri in Cina. Così li hai comprati, i preservativi, anche se erano cinesi. Era normale fossero cinesi, eri in Cina. Poi sei tornato in Italia, tu e i tuoi preservativi cinesi, e li hai usati. Ogni volta che li usavi, tiravi giù una bestemmia, perché erano difficili da infilare, i preservativi cinesi. Però li usavi lo stesso, anche se si bucavano, anche se ti sembravano difettosi. Pensavi, se fossi in Cina, non penserei che fanno schifo questi preservativi cinesi. Ma sei in Italia, e te lo dico io, fanno proprio cagare questi preservativi cinesi. La prossima volta che vai in Cina, non li comprare. Adesso, però, non ti puoi giustificare dicendo che tu non sapevi, che non pensavi fossero difettosi. Ora, per colpa tua e dei preservativi cinesi, io sono qua. E dato che la Cina non lo fa, mi devi mantenere tu, papà. Molto bene! Allora, Giulia, mi è piaciuta, vi vedo, mi è piaciuta, siete la nostra coppia preferita. Mi stanno guardando per dire questa è scema, non diamole soddisfazione. Ragazzi, siamo alla fine della serata, io devo dire cose, voi mi sorridete, io mi parlo, cioè, cercate di ricordare la sigla, perché sei completamente cretina, non si sa con chi parlo. Va bene, giurati, sulle lavagnette. Filippo si è attestato sul 9. Filippo generoso, cioè 8,8, CLP 7,2, severissimo, i 3, 80, no, 8,0, SMS 8, molto bene, bravo, non diciamo niente. Eleonora Fresco. Ultima poesia, si chiama per questo Zach Spolite Slam, prova. Allora, aiutatemi perché non riesco a decidere. Poesia sull'educazione femminile o poesia sulle radici? Radici. Non ci sono dubbi, va bene. Andata. Va bene. Ma siete tutti del territorio qui? Cioè siete tutti... C'è qualcuno che non è del Piemonte? 3, 4, pochi. Qualcuno è del sud? 1, 2, 2, ok. Allora, io come vi dicevo, vengo da Sciacca, nel sud-ovest della Sicilia. Sciacca è una cittadina di 40.000 abitanti, in cui però i giovani tra i 20 e i 30 anni non ci sono proprio.
perché Shack è un posto dove non passano i treni, dove è molto faticoso anche soltanto per motivi proprio logistici organizzare una serata bella come questa a cui stiamo partecipando, in cui non ci sono opportunità, lavoro, aziende, e quindi più o meno dalle elementari ti dicono che te ne devi andare per fare fortuna. E allora io stasera vi porto come ultimo testo questa storia di una scommessa tra le ragioni di chi resta e le ragioni invece di chi se ne va. E vedete voi un po' poi per chi parteggiate. È una notte scura d'estate. Due donne discutono. Una, il volto dorato dal sole, ha 20 anni. Sogna per sé finestre, desidera aperture, le paure dell'ignoto è disposta a metterle da parte. Vuole partire. L'altra, vestita di viola, sua parente ormai matura, contesta: ho costruito la mia casa, mattone per mattone. Ho creato muri sicuri perché puri crescessero i miei figli, incontaminati dalle minacce dell'esterno. E devi cambiare animo, non cielo. Lo dicono anche i saggi, gli scrittori. Fuori, cosa credi che ci sia? Fuori, posso essere il ruscello di un fiume più grande, libero di cambiare corso e non ramo, attaccato a un albero non scelto, non voluto, a casa. Tu chi sei non conta, conta a cui appartieni. Il valore si misura in vicinanza all'origine, la distanza è inquieta. La verità è che restare fa fatica. Sei giovane, ti è più facile mollare, abbandonare, per la tua terra non ti sforzi di lottare. Qui lasci l'identità, la tradizione. Vuoi il deserto e l'altrove? E allora vattene, inizi a cercare, scommetta a me casa, che non resisti 5 anni, senza più tornare. Se giurate di non muovervi di qui, scommetto che starò via non 5, 15 anni, e al mio ritorno prenderò la vostra casa per lasciarla vuota. Questa scommessa vi scuota dal vostro attaccamento. La giovane partì. Mandò regolarmente notizie dei suoi spostamenti, la prova dei timbri postali, i primi anni qualche esotico regalo. 7 anni della scommessa. La vecchia si ammalò. Gli amici le dissero di un centro ottimo, pieno di luminari, ma lontano. E di medici vari ne esistono anche qui. Andare altrove e bam! Peggiorò. 11 anni della scommessa. La madre della giovane morì. I parenti le inviarono un telegramma che venisse a onorare il caro corpo della mamma. E se torno, certo, più non le incontrerò. Così rispose. E non andò. È la notte del 15° anno. La vecchia in viola, ammalata e sola, camminava per la stanza, insicura di dove andare allo scoccare della scommessa, certa di non conoscere niente né nessuno al di fuori delle mura cittadine, di non avere più motivi per restare nella sua vecchia casa, costruita mattone per mattone. La ragazza dalla pelle dorata era tornata, costretta fuori in esilio volontario. Si era persa la morte della madre, i compleanni dei fratelli, le voci del quartiere, il mare. Non aveva più altri posti dove andare. Insomma, non ci fu vittoria. La scommessa lasciò entrambe mancanti e dimezzate. E voi che fate? Restate o ve ne andate? E chiudiamo così con questa domanda. Allora. Ultimo moto, super giuria finale globale totale, grande responsabilità. Cioè, cosa vedo? Allora, sulle lavagnette anche gli altri, perché qua vedo cose, però là c'è ancora una discussione, niente, vabbè, suspense, cos'è questa cosa un po'... Così. Toda gioia, sì, toda bene. La gioia, un po' di gioia finale, va bene? Allora, partiamo da i tre
9. Filippo dà l'inverso, 9,8. CLP anche, 9,8. SMS, 10. E cioè, 10. Allora, torna sciomoglia, torna bellezza. Allora, non mi sembra che ci siano dubbi sul fatto che adesso dobbiamo dare i risultati. Il risultato è, metto la musica di tensione, finalmente. Di tensione. Io è da un po' che la volevo la musica di tensione, e invece me la mette solo adesso, l'uomo. Allora, molto bene. Fate vanno in finale il 17 giugno allo Zac Poetry Slam. Eleonora Fisco! E insieme a lei, Laura Granato! Allora, le voglio qui tutte e due, Eleonora e Laura, venite, prendetevi un big applauso. Bravo! Le rivediamo il 17 giugno, sempre qua, con la finalissima. Vorrei sul palco anche tutti gli altri. Vieni, Carlo, Alessandro, Mattia, Fabrizio, Mattia, venite. Attento solo al filo del microfono. Facciamo scendere quest'asta. Voilà. Allora, questo è il momento in cui ci dovete fare le foto quelle belle, così poi ce le mandate. Allora, un applauso anche alla